La mia borsa di me dice che sono una persona estremamente caotica e anche disordinata. Ciao Vogue, sono Levante e questo è In the Bag. Quando viaggio ho sempre gli AirPods in borsa. Cosa succede? Ne ho due paia. E tu, adesso voi vi starete chiedendo perché due paia? Perché li perdo, perché sono così disordinata che lascio questi oggetti nelle borse, penso di averli smarriti chissà in quale hotel, chissà in quale luogo, e quindi li ricompro. Questi sono due, ma in realtà ne avevo tre. Un altro l'ho perso nelle lenzuola di un hotel, perché era tutto bianco e quindi ho lasciato così la mia borsa lì in disordine. Nella borsa ho anche un libro che ho consumato, un libro di poesia dal titolo Datura di Patrizia Cavalli, che è una delle mie poetesse preferite. E se volete vi leggo anche una poesia. Ce n'è una che mi piace tantissimo, che è proprio brevissimissima e dice: e se mi guardi davvero e poi mi vedi? Io voglio che stravedi, non che vedi. E questa è una frase che è una piccola poesia che amo particolarmente perché vedere e stravedere sono due cose estremamente diverse, no? E quando lei parla dell'amore, dice tu mi vedi, no? Io voglio che tu stravedi per me. E questa è una cosa che mi ha colpito. Poi è pieno veramente di pensieri molto belli. Un oggetto molto sorprendente che io ho nella mia borsa spesso, perché non devo assolutamente dimenticarlo, è questo. E questo è il mio apparecchio, il mio Invisalign. Ed è il mio apparecchio in realtà notturno. E quando viaggio ce l'ho sempre, perché insomma diciamo che ho dei problemi con la pronuncia di alcune lettere. Quindi a un certo punto della mia vita io ho deciso di mettere l'apparecchio, scoprendo poi che dovrò metterlo per tutta la vita. Quindi nella mia borsa ci sarà per sempre un apparecchio. Poi io comodamente giro anche, e questa è una verità, con due quadernini per la scrittura. Allora, questi sono oggetti che non possono assolutamente mancare nella borsa di una cantautrice. Quello rosso è il mio nuovo quadernino del disco nuovo. Qui sto scrivendo le nuove canzoni e devo dire che sono molto molto gelosa, quindi non vi farò leggere nulla di questo. Le dovrete sentire poi quando sarà pronto il disco. Invece questo qua è un quaderno molto molto confuso. Vedete, scrivo in maniera un po' così disordinata. Ed è il quadernino che io utilizzo per le canzoni per gli altri. Ad esempio, sto scrivendo adesso una colonna sonora e qua ci sono gli appunti per tutta la colonna sonora, il brano dei titoli di coda, insomma. Un oggetto che non dovrebbe mai mancare nella borsa di nessuno, di nessuna persona simpatica, sono le carte da gioco. Preferibilmente siciliane plastificate. E questo è un oggetto che io amo perché quando si è in compagnia è bellissimo. In tour faccio dei lunghissimi viaggi e quindi con i ragazzi, con la band, per sfidare per affrontare la noia, giochiamo a scopa. E questo è un gioco che tra l'altro mi ricorda tantissimo mio nonno. Io ho imparato a giocare a scopa da piccolissima e quindi a fare anche i conti da piccolissima. E non è soltanto quindi un oggetto del divertimento, ma anche un oggetto della memoria. E quindi le amo particolarmente. Una volta io in borsa tenevo gli assorbenti. Adesso, per ovvie ragioni, non più, anche se una donna, una vera amica, ha sempre gli assorbenti per qualcun'altra, perché è necessario, insomma, cioè, ci sarà sempre qualcuno che ti chiede l'accendino, no? Ecco, ci sarà sempre qualcuno che ti chiede un assorbente.
In questo periodo no, e quindi ho il mio Natal Ben, che sono le vitamine. Sono le vitamine perché io sto aspettando una bambina, sono nel pieno di una gravidanza molto bella e quindi tutti i giorni ho questa vitamina da prendere. Ed è strano, no? Come nella propria borsa a volte degli elementi che da sempre sono magari immancabili, ecco, per un attimo scompaiono e ce ne sono gli altri, vengono sostituiti. Ci sono degli oggetti immancabili per me, che sono il rossetto, sempre di qualsiasi colore e texture, perché io non esco mai senza, un pochino di rossetto lo metto sempre per darmi un tono, perché sono verde e quindi devo aiutarmi. Quindi in questo caso è un rosso bello potente. E poi c'è lo scovolino per le sopracciglia, perché molti lo sanno, soprattutto chi mi segue, io amo queste sopracciglia, le porto con un certo orgoglio e quindi le pettino. Ogni tanto vanno giù e io mi nascondo, specchietto e pettino. E questi sono i miei due oggettini beauty del cuore. Io ho un continuo conflitto con i miei capelli, quindi la mia soluzione perenne è legarli. E dunque nella mia borsa non può mancare mai un fiocco. E dunque nella mia borsa non può mai mancare un fiocco. E faccio questa cosa qua che è una sorta di salvavita. Prendo i capelli, li attorciglio. Mi faccio un bello chignon. E questo è il mio fiocco. Ne ho tanti in verità. Oggi è capitato quello nero. Non scambierei mai la mia borsa con nessuno, anche perché dentro ci sono delle cose veramente necessarie per me. Però se proprio dovessi, se fossi obbligata, per una sorta di curiosità, la scambierei con quella di Kim Kardashian. Vorrei sapere che cosa c'è nella borsa di Kim Kardashian, o nelle borse di Kim Kardashian. Nella mia borsa c'è una tasca preferita, che è la tasca con la zip, e dentro di solito, quando non ho la loro custodia, ci metto gli occhiali da sole. Ciao Vogue, sono Levante. Per guardare altri video iscrivetevi qui.